Buonasera a tutti dal Pala 958 Santero di Cornigliano d'Alba, da Pietro Battaglia e Cristian Sopegno. È la quinta giornata del girone piemontese della Serie C Gold. L'Olimpo Basket Alba ospita il Basket Club Trecate. Con una buona circolazione di palla, cercare anche quei tiri da tre che troppe volte forse non sono arrivati in situazioni comode. Eccolo lì, ottimo tiro, ottima circolazione di palla, il canestro arriva. Il rimbalzo però è offensivo. E i rosso blu si sbloccano, 6-2 Alba dopo 2 minuti di gioco. Maino ci riprova da tre, 2-2 per lui, 11-2 per il Mercator. Finta il tiro, Maino, palla sotto dalle mani di Castiglio per Gallo che si divora il canestro, ma rimbalzo in attacco di Castiglio, tiro da tre di Negro a bersaglio. Attacca Negri, scarica fuori, Gallo ci prova dai 6-75 e segna, 17-4, un minuto alla fine del primo quarto. Gallo consegna ancora per Maino che si prende un tiro da tre e lo manda a bersaglio, ennesima tripla per Maino, 20-8 al Pala 958 Santero per i padroni di casa. Difesa zona per gli ospiti. Maino, 1 minuto e 18 da giocare. Maino in palleggio, prova ad attaccare dal palleggio e segna, 29-19, prova di nuovo ad allungare Alba. Ma preferisce riaprire dall'altra parte ancora da Dragici. Attacca al centro dell'area, palla difficile per Negro, tiro dalla media distanza, canestro di Marco Negro, 3 secondi alla fine, Colombo arriva dall'altra parte, tiro da 3 e realizza! Gran canestro dagli 8-9 metri abbondanti di Colombo. Blocco di Negro, la palla dello stesso Negro, Castiglio. Non si riesce a liberare Maino, si va verso lo scadere di 24 secondi, allora ci prova Castiglio da 3, segna! L'uscita di... La palla per Scrocco, ancora Negri sotto canestro, gran palla dentro per un gran canestro di Fant. Come una goccia in un secchio, adesso Gallo, Maino attacca dal suo lato forte, cioè la sinistra. Dragici, extra pass per Dello Jacopo che attacca, ributta fuori per Gallo, ottimo. Costruzione di gioco, arriva il tiro da tre, smarcato di Paolo Gallo. E ci tengo ad aggiungere, quando si gioca in questo modo, cioè con circolazione di palla e tiri presi, smarcati, allora il canestro arriva. Giocare 1 contro 5 è difficile. Alba rientra sul parquet, azione perfetta, corale, tantissimi passaggi, non a caso si è trovato il canestro da 3, risponde però Bassi. Aspetta una serie di blocchi. Mamone, Colombo, Negri, cerca Mamone abbandonato in area e segna il nuovo meno 1, 46-45, non trova neanche il ferro, Castiglio. Alba all'inerzia dalla sua in questo momento, ne deve approfittare. Gallo ci prova subito da 3. E realizza, 54-51, esplode il Pala 958, time out per gli ospiti. E sull'onda dell'entusiasmo Paolo Gallo realizza da 3 punti. Zanelli aspetta il pallone e lo riceve. Gallo, Maino, ci prova da 3, segna! Negro è perso sotto, Castiglio lo cerca con un lob. Gallo è libero da 3 per sparare, segna, 66-53, massimo vantaggio per il Mercato sul più 13 a 2 minuti e 10 da giocare nel quarto periodo. Dragici attacca dal palleggio, Negro realizza, 5 secondi dalla fine, 69-60, 4 secondi da giocare, 3-2-1, ci prova lo scadere Negri, altro buzzer beater per Trecate, clamoroso, secondo buzzer beater consecutivo alla fine dei periodi pari. Ma la vittoria del Mercato che vince 69-63 sul Basket Club Trecate e Alba rimane l'unica capolista imbattuta con 5 successi su 5 partite giocate in questo campionato di Serie C Gold, in particolare nel girone piemontese. Trecate rimane ferma a 3 vittorie e 2 sconfitte.